Coach Marco Gazzotti, è terminata questa partita amichevole con Casalmaggiore, a parte il risultato, che chiaramente era una partita amichevole, quindi quella è una cosa secondaria, che indicazioni ti ha dato questa partita a livello di come sta la tua squadra e come sta proseguendo la fase di preparazione? La fase di preparazione sta proseguendo abbastanza bene, abbiamo insomma qualche acciacco e qualche infortunio che magari non ci volevano, però insomma fondamentalmente sta andando tutto bene. La partita di oggi non avvalora quello che è il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. È vero che incontriamo una squadra di categoria superiore, una squadra molto più forte di noi, che ci ha messo in grossissima difficoltà, però l'atteggiamento che abbiamo avuto noi oggi non è stato sicuramente dei più positivi. E questo è una considerazione che dobbiamo fare, su cui dobbiamo riflettere, perché abbiamo fatto fino adesso due buone partite nelle prime due uscite e non vorrei ci fossimo montati la testa che d'ora in avanti tutto è semplice. Non è così, nel senso che abbiamo dei difetti che sono abbastanza evidenti, sui quali dobbiamo lavorare, ma che vanno affrontate con un atteggiamento diverso. Oggi, tranne un paio di giocatrici, tutte le altre insomma non è che abbiano rispettato in pieno quelle che erano le aspettative mie, pur stanche, perché stiamo lavorando tanto e tante ore, e quindi questa è un'attenuante che va data loro, però mi aspetto un atteggiamento e una presenza in campo diversa da parte di qualche giocatrice. Questa fase di preparazione, che è molto lunga, c'è tanto tempo prima del campionato, sta seguendo la tabella che aveva in testa? Sta riuscendo a fare tutto quello che le aveva in mente di fare? Sì, sì, assolutamente sì. No, noi stiamo lavorando tanto per scelta, nel senso che non è che dobbiamo fare tantissime cose, quindi lavoriamo tanto per quello. Cioè, le cose da fare sono tante comunque. Il fatto di avere un paio di settimane in più rispetto alla stagione normale, che solitamente si ha prima dell'inizio del campionato, non può che far bene, per cui da quel punto di vista lì assolutamente sì. Come stanno inserendosi le due nuovi acquisti, Bezarevic e Lamprinidu, che stanno inserendo due volti nuovi in una squadra che aveva già rodata, che aveva già i suoi automatismi dall'anno scorso, in un gruppo insomma già confermato per buona parte rispetto a quello della stagione scorsa? Allora, a livello di se uno le valuta stasera, potrebbe dire che effettivamente non è che si siano inserite tante. In realtà una partita storta ovviamente può succedere. Dal punto di vista del gruppo, dell'amalgama, del carattere delle giocatrici, assolutamente nessun problema. Si sono inserite benissimo, sono state accolte dal nucleo solido storico dell'anno scorso, per cui da quel punto di vista lì assolutamente niente da dire. Dal punto di vista tecnico insomma c'è un po' da lavorare, perché ovviamente c'è da loro, in quanto straniere, insomma ci si aspetta ovviamente sempre qualcosa di più. Ripeto, non è la partita di oggi che deve dare un'indicazione di quello che è il loro valore, perché ad esempio nelle uscite precedenti avevano fatto sicuramente meglio, però sicuramente insomma dovremo lavorarci su questo aspetto.